Lei a me è benvenuta. Benvenuti, buongiorno, grazie, grazie di essere qui. Cominciamo subito dall'intervista importante che il ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda ha dato al Messaggero. Nell'intervista dice che praticamente dal comune di Roma non arrivano né fondi, né contributo di soldi, né contributo di pensiero, né contributo di azione. E dice che lei sembra una turista per caso che alla fine delle riunioni dice sempre che li farà sapere. Ma io innanzitutto direi che non voglio cadere né accettare provocazioni né polemiche perché non fanno bene alla città. Io sono il sindaco di Roma e amministro tutti i romani, quindi il mio preciso dovere è portare delle idee e soprattutto capire alla fine quanti sono i fondi che mette a disposizione il ministero. Per adesso sappiamo che ci sono dei fondi che saranno messi a disposizione dai prossimi anni per 5 anni. Io devo sapere quanti e quando per poter gestire il mio bilancio di conseguenza. Noi come Comune di Roma sullo sviluppo della città mettiamo su 5 anni 3 miliardi. Questo è importante. Ma il ministro dice che non arrivano idee, non arriva un contributo di proposte. Beh, questo direi che non è esattamente vero. Noi stiamo sviluppando la città in tantissime direzioni. Le lascio immaginare e ricordo quello che stiamo facendo sul litorale di Ostia, quello che stiamo facendo per lo sviluppo del Tevere, quello che stiamo facendo sulla mobilità sostenibile. Ci sono tantissime idee che vanno, ad esempio, a rilanciare i mercati rionali o le botteghe artigiane che si concentrano sulle periferie. Non tutte le idee che noi abbiamo portato al tavolo sono state ritenute meritevoli di interesse da parte del Ministero, quindi lavoriamo su tutto il buono che questo tavolo può portare, che è di interesse del Ministero e che sicuramente è di interesse anche della città. Quindi al tavolo vi rivedrete. Lei ci crede Assolutamente sì. ancora nel Ma tavolo certo, con il io ritengo, ma ministro? questo l'ho sempre detto da quando ci siamo insediati, la collaborazione interistituzionale è fondamentale per rilanciare tutte le città e una città come Roma, assolutamente. Quindi io non solo ci vado, ci sono sempre stata, ma continuerò ad andarci. Accennava prima al litorale di Ostia. A Ostia si continua a sparare, c'è una situazione molto difficile. Intanto le chiedo, considera la vittoria dei 5 Stelle anche una sua vittoria, una vittoria di Virginia Raggi? Per prima cosa io direi che è una vittoria dei cittadini, è una vittoria dei cittadini che sono tornati al voto dopo 2 anni di commissariamento in un municipio sciolto per mafia. È una vittoria dei cittadini che vogliono cambiare, quindi sicuramente io sono molto contenta che abbiano scelto il Movimento 5 Stelle, questo per noi è una grande iniezione di fiducia, Come considera sostanzialmente. il voto? Perché hanno dato un voto sensibilmente più basso rispetto al voto, diciamo, trionfale che avevano tributato a lei. Intanto diciamo che c'è questa generale disaffezione nei confronti della politica, lo abbiamo visto anche giù in Sicilia, ma lo vediamo ormai da qualche anno, a partire dalle politiche, come ci sia sempre più in aumento la percentuale degli astenuti. Allora io credo che sia un dovere di tutti i politici farsi carico di questa disaffezione e ricominciare a stabilire un legame di fiducia tra cittadini e amministratori, per far capire che la politica, quella fatta bene, è una cosa bella. A Ostia comunque, lo dicevo, si è Sì. ricominciato a sparare. Voi vi sentite di poter affrontare questa situazione da guerra per bande e come? Allora, noi abbiamo, chiaramente siamo pienamente consapevoli di questa situazione, lo eravamo prima e lo siamo adesso. Io ho già scritto al prefetto, ho già sentito il ministro Minniti e il ministro Pinotti, sarà convocato a breve un comitato sull'ordine e la sicurezza pubblica per valutare la possibilità di rinforzare il presidio su Ostia, su questo Cioè volete territorio. l'esercito a Ostia? Io credo che sia necessario che tutte le forze dell'ordine e se serve anche l'esercito siano presenti a presidiare un municipio di Roma che è grande quanto una media città, nella quale sembra che le guerre tra clan stiano ricominciando. Non a caso le dico anche un'altra cosa, dal giorno del nostro insediamento sono continuati a bruciare gli episodi nei quali sono andati bruciati una serie di cassonetti, più le sparatorie, insomma il clima non è semplice. Credo che una collaborazione da parte di tutti sia doveroso per quei cittadini. Su Roma, mi dica una cosa che lei pensa di aver fatto bene e che non era stata fatta, e una cosa che invece le sembra potenzialmente un grave errore.
Allora, se lei mi limita a una cosa fatta bene, farei torto a tutte quelle altre a tutte le persone che hanno lavorato. Io le dico, se posso, alcune cose. Abbiamo riavviato le gare per la manutenzione delle strade. Adesso piano piano molte strade, sia del centro che delle periferie, stanno iniziando a essere, insomma, rimesse a posto. Abbiamo riattivato i famosi 150 bus, abbiamo trovato 45 filobus, li abbiamo messi per strada, stanno arrivando altri 45 bus. La prossima settimana partirà la raccolta porta a porta all'interno del quartiere ebraico. Nei prossimi mesi, già da gennaio, sarà avviata la raccolta differenziata su due municipi in maniera integrale, sul decimo e sul sesto municipio. Abbiamo riaperto una serie di asili nido, uno ce l'hanno anche prima incendiato, poi allagato, ma siamo già all'opera per rimetterlo a posto. Stiamo rimettendo in sesto una serie di aree gioco. Abbiamo lavorato e stiamo lavorando insieme al CONI per aprire tanti playground nelle periferie. Le Insomma, dico io è una una cosa città in che si fermento. muove. Tutte le volte che prendo la metropolitana, però, io penso, ma chissà, se fossero arrivati i soldi per le Olimpiadi, magari la metropolitana a Roma ne avrebbe tratto vantaggio, perché è parecchio faticoso prendere la metropolitana a Roma. Non ci pensa ogni tanto anche lei, cioè, mannaggia, ho perso tutti quei soldi per Roma. Guardi, le dico una cosa, io sto puntando moltissimo su eventi sportivi di grande calibro, di grande livello, non a caso l'anno prossimo arriverà qui la Formula E, stiamo lavorando moltissimo sugli internazionali di tennis. Le do un'ultima notizia, abbiamo finalmente chiuso il progetto della copertura del centrale, quindi questo sarà un campo utilizzabile tutto l'anno, peraltro anche da altri sport, per altri sport. E le faccio una piccola considerazione. Le Olimpiadi in tutte le città nelle quali sono state, se ci ricordiamo Rio, se ci ricordiamo Londra, hanno in realtà portato opere che poi sono andate completamente in dismissione, hanno impoverito le città si sono indebitate. Senta, Noi però. l'abbiamo già subito tutto questo e stiamo, mi lasci dire, ancora pagando alcuni espropri delle Olimpiadi del 60. Io credo che si possano fare grandissimi eventi sportivi, e lo stiamo dimostrando insieme al CONI, senza indebitare la città. Chiara Appendino, però, la sua collega sindaca di Torino, le Olimpiadi invernali le vuole a Torino, sbaglia? Quella è una situazione diversa. Lei vuole riutilizzare tutte le strutture già esistenti per le Olimpiadi invernali. Penso alla famosa pista di Bob che è stata creata, costruita e poi mai utilizzata. Noi abbiamo delle strutture che sono state fatte anche per i mondiali di nuoto, dove ci sono delle piscine completamente fuori squadro, quindi neanche possono essere utilizzate. Abbiamo le vele di Calatrava. Cioè, le Olimpiadi e i grandi sport a Roma hanno significato anche questo, no? Quindi chiaramente le do una notizia, stiamo lavorando anche sulle vele perché non rimanga come una ferita nel territorio di Roma, però tant'è. Senta, sindaca, il ministro Calenda l'ha definita una turista per caso. Il governatore della Campania l'aveva definita una bambolina imbambolata. Che effetto le fa sentirsi in pratica definita dai suoi colleghi, ministri, colleghi, ma insomma interlocutori politici, una persona inadeguata al ruolo? Perché questo è il messaggio, mi pare, no? Allora, guardi, sul fatto dell'essere adeguato o non adeguato, questo lo giudicheranno i cittadini alla fine del mio mandato. Il punto è come si sono rivolti a me. Io credo che mai un uomo sarebbe stato appellato come bambolotto, così. C'è Bambolina. bambolino, bambolotto, no? C'è questa sorta di maschilismo strisciante con il quale in realtà noi donne cresciamo e talvolta non ci facciamo neanche caso. Io ci faccio caso e devo dire che sono sempre attacchi che colpiscono me nel personale e la mia figura femminile. Io credo che qui le donne dovrebbero fare un po' più squadra e essere un pochino più solidali. Ho trovato tanto silenzio da bambolina imbambolata, insomma, tanto silenzio da parte delle donne. Questo è un po' un peccato. Cioè, Dobbiamo. nei mesi in cui appunto veniva scandagliata la sua vita Sì. privata, non c'è stata una telefonata di una ministra o di una politica di parte avversa che le Andiamo testimoniasse avanti, solidarietà? andiamo avanti. Nessuna? E No. chi ha sentito invece vicino in questi mesi? Chi le è stato concretamente di aiuto? Mio figlio, la mia famiglia e tutta la squadra di persone che lavorano qui con me e tantissimo i cittadini. Io ogni volta che vado in giro per strada incontro persone che mi stringono la mano e mi dicono di non mollare e di andare avanti. E
Io per loro continuo ad andare avanti, noi continuiamo ad andare avanti perché abbiamo una grande idea di città. Come le dicevo prima, quando noi parliamo del Tevere, che per noi è un progetto importantissimo, non a caso il Tevere è uno dei miei punti preferiti di Roma. Noi abbiamo iniziato già a febbraio di quest'anno, quindi parecchi mesi fa, a costituire un ufficio speciale Tevere che mettesse insieme un po' tutte le competenze. Lei pensi che sul fiume Tevere hanno competenze ben 18 enti, organizzazioni, tra cui anche la regione, quindi ci sono tanti soggetti che possono di fatto mettere bocca su quella che è un'arteria importantissima per la città, che fino ad oggi ha rappresentato una sorta di ferita quasi non utilizzata, semplicemente da attraversare. Io credo che il Tevere possa essere una grandissima risorsa, pensiamo a quello che accade nelle altre grandissime città europee, come i fiumi vengono valorizzati. Noi stiamo lavorando per quello. Le dico, per esempio, che gli argini e l'alveo del Tevere sono di competenza della regione. Noi abbiamo competenza sui ponti e sulla pista ciclabile, ma come si può provare a ragionare, a lavorare, se ogni volta che bisogna fare qualunque cosa dobbiamo interpellare 18 soggetti diversi? Allora bisogna creare degli uffici, noi lo stiamo facendo, creare degli uffici che in maniera corale si parlino per portare avanti un progetto dall'inizio alla fine mettendo d'accordo tutti. E abbiamo un bel progetto già per il prossimo anno, un bel progetto in cantiere. I soldi per adesso sono spezzettati tra le varie competenze, noi investiremo la nostra parte. Senta, le volevo fare un'ultima domanda sulla sua vita privata. Quest'anno e mezzo in cui è stata oggetto di molti attacchi, anche 2 anni, partiamo dalla campagna elettorale. Lei ci ha rimesso un matrimonio per questo? Io ci ho rimesso la vita privata, non ho più una vita privata, però diciamo che va bene così. Io sapevo a cosa andavo incontro, sapevo che sarebbero stati degli anni molto difficili, degli anni nei quali avrei dovuto lavorare tanto, e non mi sono mai risparmiata sul lavoro, né quando facevo l'avvocato, chiaramente io come avvocato, l'unico avvocato in Italia che fa solo le fotocopie e porta il caffè, questo sia chiaro, né adesso. In realtà lavoro tantissimo, ma lo faccio perché ci credo. Credo che rilanciare una città come Roma, che poi è la mia città, sia fondamentale. Ma c'è stato un momento in cui ha detto basta, mollo? In realtà ci sono stati dei momenti difficili, io l'ho detto già una volta, gli attacchi che sento di aver ricevuto avrebbero secondo me sfiancato un toro. Poi guardo mio figlio e dico, secondo me si merita una città migliore di come l'ha trovata, di come l'ho trovata io, e quindi sono disposta ad andare avanti insieme a tutte le persone che vogliono aiutarci per provare a far diventare Roma una città come tutte le altre capitali europee, perché ne abbiamo non solo diritto ma tutte le potenzialità. Se noi pensiamo a quello che accade oltre Alpe, alla tecnologia che c'è altrove e può essere portata qui, io dico perché no, facciamolo. Allora dopo vi farà capire se c'è un personaggio italiano, non romano, italiano, di cui lei si fida, a parte il Movimento 5 Stelle, e che le ha dato una mano per il futuro della città, un imprenditore. Ma guardi, non vorrei fare torto a nessuno. Ma esistono? Assolutamente sì. Io da quando mi sono insediato ho iniziato a parlare con non solo le altre istituzioni, con il mondo imprenditoriale, con il mondo anche dei sindacati, e stiamo lavorando insieme bene. Non a caso abbiamo costituito questo progetto Fabbrica Roma, nel quale tante persone, tanti soggetti diversi si mettono insieme per il bene della città. Io credo che, come abbiamo sempre detto, lavorare insieme su progetti concreti, obiettivi reali, possa in realtà superare tante barriere ideologiche che forse non hanno senso. Questo è un messaggio al ministro Calenda, che anche lui non ha barriere ideologiche, dice che non è né di sinistra né di destra. Ma infatti io credo che sui progetti ci troviamo assolutamente d'accordo. Poi ci sono alcuni progetti di sviluppo della città che chiaramente non entrano all'interno del tavolo perché non sono di competenza del ministero, ce ne sono altri che sono di competenza del ministero e sui quali stiamo lavorando benissimo. Senta, il mantra del Movimento 5 Stelle è onestà. Onestà. C'è un avversario politico al quale lei riconosce onestà e competenza? Ma anche qui tanti, sicuramente tanti, e con loro sto lavorando, insomma, io non ho preclusioni e in qualità di sindaco non devo averne. Però mi faccio un nome. Ma perché? Farei torto agli altri. Se a gennaio sarà rinviata a giudizio, si dimetterà?
Io tendo a non rispondere a domande ipotetiche, se, ma vediamo. Io adesso sto lavorando a Roma e questo è quello Lo che devo sa fare. che in molti pensano, è stato anche scritto, che il fatto che Alessandro Di Battista non si candidi a queste politiche è diciamo, uno stand-by per vedere se per caso poi dovrà prendere il suo posto qui in Campidoglio. Se ne dicono tante, io sono fiduciosa. Senta, Matteo Renzi dalla Leopolda ha messo in guardia sulle fake news perché un articolo del New York Times proietta un'ombra sulle prossime politiche, potrebbero esserci, diciamo, delle manipolazioni dell'opinione pubblica e addirittura Facebook potrebbe mandare qui una task force per controllare l'andamento, diciamo, dell'opinione pubblica sulla rete. I primi indiziati siete voi del Movimento 5 Stelle. C'è chi dice che certi siti sono addirittura, diciamo, eterodiretti dalla Russia. Mi sembra uno scenario apocalittico, che le fake news ci siano, è vero, io ne sono stata bersaglio tante volte, quello che posso fare è chiaramente fare un invito a tutti a cercare di raccontare la realtà, nel bene o nel male, la realtà com'è, anche nel bene. Questo è un invito che faccio, insomma. E cosa pensa diciamo, dell'uscita di Luigi Di Maio che ha detto sì, le fake news sono un problema, ma mi preoccupa di più il voto di scambio, l'incombenza della criminalità organizzata sulle elezioni, perché secondo Di Battista voi avreste vinto in Sicilia se non ci fosse stato il voto inquinato dalla criminalità. Beh, che il voto di scambio in realtà in Italia esista, credo che sia una realtà che non possiamo negare. Come sarebbe andato il voto? Io su questo forse nessuno può scommettere, però il fatto che il Movimento 5 Stelle, anche in Sicilia, sia stata la forza politica che da sola ha raccolto più consensi è un dato di fatto ineliminabile. Poi ripeto, che il voto di scambio ci sia, questo è evidente, lei potrebbe negarlo, insomma. Senta, lei è diventata sindaca di Roma a 38 anni, con una laurea in giurisprudenza e lavorava nello studio di un avvocato prestigioso. Prima aveva lavorato da Previti, poi in un altro studio. Luigi Di Maio non ha una laurea, ha tentato due diversi percorsi universitari, ma non è laureato e ha delle esperienze professionali, diciamo, non particolarmente robuste. Uno col curriculum come Luigi Di Maio, lei lo prenderebbe a gestire un'azienda del Comune di Roma? Ma vede, io credo che l'esperienza che Luigi si sia fatto in questi 5 anni è notevole. E le posso dire una cosa, che nessuno di noi è un tuttologo, quindi l'abilità di Luigi sarà quella di circondarsi di persone capaci, competenti, di ministri, no? Perché poi avremo necessità, il governo avrà necessità di avere dei ministri competenti sulle loro materie. E credo che Luigi sia una persona estremamente competente e anche corretta nel capire, equilibrata nel capire anche cosa possono dare le persone. Lo ha sempre mostrato in questi anni nel movimento, è stata una persona estremamente equilibrata che ha saputo gestire al meglio tante situazioni anche difficili. Chissà se la laurea avrebbe fatto differenza su questo, io non credo, non credo davvero. Però per Eugenio Scalfari il populismo di Di Maio è più pericoloso del populismo di Berlusconi, così ha detto a Giovanni Floris, ospite dell'intervista. Secondo lei perché l'intelligenza di sinistra, che ha sempre avversato Berlusconi in questi anni, e oggi di fronte alla possibilità di mettere in contrapposizione appunto Berlusconi e Di Maio, dice, ma forse è meno pericoloso Berlusconi. Da un lato io direi che questa domanda andrebbe rivolta a loro, dall'altro mi sento di dire che loro stanno difendendo un sistema nel quale di fatto sono cresciuti e si sono sviluppati per anni, andando di fatto a braccetto pur facendo finta di litigare. Noi questo l'abbiamo sempre detto. Nel momento in cui una persona come Scalfari dice che sostanzialmente preferisce Berlusconi, preferisce Verdini, preferisce i No, Cuffaro, i Fiorito. non ha detto preferisce Verdini, no. No, Però non mettiamo in il bocca a sistema è Scalfari cose che quello, non ha il detto. sistema è quello. Allora io││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 
vorrei capire che cosa preferiscono gli italiani. Preferiscono quel sistema fatto da quelle persone o sono pronti a cambiare pagina? Io credo che gli italiani siano pronti a cambiare pagina e credo che il Movimento 5 Stelle, in questo caso Luigi, possa rappresentare in maniera assolutamente adeguata una forza politica nuova che vuole portare finalmente una ventata di aria fresca e di novità e di modernità all'interno di un panorama politico che è ingessato da anni e che ha bisogno veramente di cambiare. Secondo Berlusconi il programma dei 5 Stelle è delirante. Lei che idea si è fatta invece del programma di Berlusconi? Perché è un programma? Beh sì, per esempio ah, sì, le vero, tasse. Il ponte sullo stretto, è vero, no, sì, sì, il anche ponte la sullo riduzione stretto. Delle tasse. Ah sì, e mi sembra che sia lo stesso programma col quale si è presentato alle precedenti elezioni di svariate decadi fa e si è di nuovo ripresentato. Mi pare che abbia fallito tutte le volte. Forse, ripeto, è il caso di cambiare anche su questo. Sindaca, Di Maio ha spiegato che se il Movimento 5 Stelle dovesse vincere alle elezioni ma non avere una maggioranza, cercherà in Parlamento varie convergenze. Allora, in questo caso, lei, Virginia Raggi, si sentirebbe più in imbarazzo a prendere i voti della Lega o a prendere i voti di Bersani? Guardi, io le dico una cosa. Noi abbiamo sempre detto che le alleanze si fanno sui programmi, per cui quando c'è un obiettivo in comune si lavora tutti insieme per raggiungerlo ed è un successo per gli italiani. Quando anche qui noi in aula consiliare riusciamo a raggiungere una convergenza con le opposizioni su un determinato punto, ma io credo che il successo vada ai cittadini. Noi l'alleanza la facciamo con i cittadini. Ai cittadini abbiamo promesso e con i cittadini ci siamo impegnati a portare avanti un programma. Questo però potrebbe essere un'arma contro di voi, perché si dirà il Movimento 5 Stelle non riuscirà ad avere una maggioranza e quindi il voto è inutile, però io il voto cosa, utile è un altro. Io penso una cosa, che noi stiamo ragionando anche qui di ipotesi e scenari. Vediamo che cosa succede e poi ragioniamo. Noi abbiamo detto qual è la nostra linea. L'alleanza è con i cittadini e non facciamo alleanze con i partiti, mentre facciamo accordi sui punti di programma. Io credo che sia una mossa molto onesta, sia una dichiarazione molto chiara. Poi chi ci sta è benvenuto e i cittadini secondo me apprezzano chi finalmente inizia a lavorare per la concreta realizzazione di progetti piuttosto che per idee fumose. Torno con l'ultima domanda alla concreta realizzazione di progetti. Lei in una precedente intervista ha detto io cambierò anche 100 assessori se non sono in linea con quello che è il nostro programma, però se si cambiano 100 assessori poi le cose non si fanno fatalmente. Beh, guardi per esempio adesso come stiamo andando avanti con l'assessore Montanari. Noi la prossima settimana apriremo e lanceremo la nuova raccolta differenziata nel quartiere ebraico. A gennaio-febbraio partiremo con la raccolta differenziata su due municipi grandi che peraltro mi permetto di ricordare insieme il 10° e il 6° municipio fanno circa 500.000 di persone. Quello che in altre città viene fatto a scaglioni su cifre molto più piccole, noi lo facciamo insieme su un singolo municipio. Mi sembra che stiamo lavorando molto bene. Con Calenda c'è stato questo momento di tensione, adesso poi vedremo quando vi rincontrerete. Si aspetta che Minniti mandi l'esercito e la Pinotti insieme, interni e difesa, mandino l'esercito a Ostia? Io credo che ci siederemo al tavolo con il prefetto la prossima settimana e ragioneremo su quali sono le misure più adeguate per riuscire a presidiare la città e contrastare questo fenomeno che mi sembra si stia riacutizzando in maniera pericolosa. Grazie Sindaca Raggi, grazie a lei. Grazie a voi che ci avete seguito, noi ci vediamo domenica prossima.